Buongiorno, sono Marco, il nonno di Sara Massaro. Sono nato a Roma in un quartiere chiamato San Lorenzo, vicino al nodo ferroviario della stazione Termini, stazione Tiburtina e lo scalo merci di San Lorenzo. Il 19 luglio del 1943, io avevo 6 anni, è scoppiato l'allarme, è suonato un allarme. Siamo usciti da casa dei miei parenti, io con mia sorella e le mie cugine più grandi, e di corsa andavamo verso un rifugio. Durante il tragitto sono cominciati ad arrivare i primi aerei che ci mitragliavano e bombardavano. A quel punto ci siamo rifugiati dentro un bar e lì scoppiavano dei vetri, le vetrine, tutto ciò che saltava e poteva essere pericoloso. Gli adulti a quel punto li hanno messo sotto dei tavolini a riparo di queste schegge improvvise. A un certo punto c'è stato un grande botto, una grande esplosione, abbiamo sentito, e continuava poi a rifugiarsi sotto questi tavolini. Finita la prima ondata di questi aerei, siamo usciti da questo bar per andare per raggiungere il rifugio. Una volta sulla porta ci siamo trovati al centro della strada una grande buca dove uscì ancora polvere e cattivo odore di bruciato, dove era caduta una bomba. A quel punto siamo riusciti a raggiungere il rifugio, che era praticamente uno scantinato di un palazzo. E così sono passate circa 3 ore fra una ondata di aerei mitragliate ed altro. Finita questo allarme, dopo 3 ore siamo usciti da questo rifugio per ritornare a casa. E lungo il tragitto vedevamo dei palazzi colpiti da colpi di mitraglia, bombe, era un macello dove c'erano alcune persone affacciate alla finestra che erano state colpite da colpi di mitraglia e erano morti. Raggiunto il mio palazzo dove io sono nato, da lontano si vedeva, dice, beh, meno male, non ce l'hanno bombardato. Però una volta arrivati al portone di ingresso, era la parte interna di questo grande palazzo, era tutto distrutto. A quel punto ci siamo rifugiati nell'abitazione di mia zia. E questo è il primo episodio. Ora vi racconto un secondo episodio. Dopo questo primo bombardamento a Roma non si poteva più vivere, allora i miei genitori hanno deciso di andare sfollati in un piccolo centro, che è un paesino in Abruzzo. A quel punto, il giorno che dovevamo partire, stavamo sul treno, io e i miei sorelle, mio fratello e i miei genitori, è scoppiato l'allarme. Il capotreno a quel punto, in stato confusionale, diceva, scendete, non scendete, il treno parte, non parte, non si sapeva che cosa fare. A un certo punto ci ha dato l'ordine di scendere tutti dal treno e andare a un rifugio. Una volta raggiunto questo rifugio, sono cominciati ad arrivare i primi aerei, cioè gli aerei che bombardavano. E una bomba è caduta proprio davanti all'entrata di questo rifugio e ci ha chiuso l'entrata. Ed eravamo tutti un po' spaventati, a morte. Dopo un po' di tempo è arrivata una seconda ondata di aerei che bombardavano e con una seconda bomba si è aperto un piccolo foro da questo cumulo di macerie. A un certo punto poi è finita l'allarme, è cessato l'allarme. Gli adulti hanno cominciato a scavare a mani nude, a allargare questo piccolo foro per poter uscire fuori e riprendere il treno. Una volta raggiunto la larghezza per poter uscire, mio padre ci ha cominciato a fare uscire tutti quanti noi, mia madre, mio fratello e le mie sorelle. E abbiamo raggiunto il treno. Raggiunto il treno, finalmente siamo riusciti a partire. E così abbiamo raggiunto questo piccolo paesino da sfollati in Abruzzo. Questi sono i ricordi più importanti che io ho vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Vi ringrazio, arrivederci.